Nel cuore dei Musei Vaticani, sotto il cortile ottagono, che espone i massimi capolavori della scultura antica, c'è un mondo nascosto che prende luce da queste finestrelle del cortile. Si raggiunge scendendo lungo la scala elicoidale del Bramante e superando questa porticina. Sotto i piedi dei visitatori corre un anello circolare delle stesse dimensioni dei portici che ospitano il Laocoonte. Un deposito che custodisce centinaia di reperti archeologici, frammenti di architetture, decorazioni, sculture e lapidi di ogni forma, provenienti soprattutto dalle campagne di scavi avviate dai pontefici tra la fine del 1700 e i primi anni dell'Ottocento. Claudia Valeri, vice curatore del reparto antichità greco-romane dei Musei Vaticani. Da qualche decennio questo spazio è utilizzato soprattutto dai reparti che conservano materiali lapidei e quindi ci troviamo di fronte a una congerie di marmi dalle provenienze più disparate, delle epoche più diverse e poi una serie di marmi archeologici. Purtroppo muti, perché di questi tanti, di questi non abbiamo contezza della provenienza, ma sono marmi però che agli addetti ai lavori possono parlare, possono dire molto. In un deposito probabilmente come questo, Walter Amelung all'inizio del Novecento fu in grado di riconoscere alcuni frammenti della decorazione architettonica del Partenone. E nel 2012, in questo deposito, Anna Maria De Strobel, allora curatrice del reparto di arte bizantina e medievale, e la medievista Nicoletta Bernacchio riconobbero 31 frammenti del fregio del portico medievale della Basilica di San Giovanni in Laterano, poi sostituito dalla facciata attuale nel 1732. Lo stesso che Giotto ritrae nel Sogno di Innocenzo III, nella Basilica Superiore di San Francesco. Vittoria Cimino, conservatore dei Musei Vaticani. Nel periodo medievale, nel XIII secolo, aveva una facciata con sei colonne e un fregio architettonico con delle iscrizioni latine e delle scene a mosaico. Ebbene, questi frammenti provengono proprio da quel fregio ed è stato possibile non solo riconoscerli, ma anche farne una ricostruzione virtuale. Erano stati usati come pavimento, quindi erano stati rivoltati indietro e della decorazione musiva, dell'iscrizione, questa era stata allettata su un pavimento, su una malta. Quindi quando sono stati rinvenuti, in realtà non si potevano leggere bene perché erano pieni di malta, erano pieni di concrezioni. Però il restauro e l'attento occhio di uno storico dell'arte, di un esperto, di un medievista, ci ha detto che queste erano delle opere importanti, sebbene frammentarie. E quindi questo ci dice che noi dobbiamo conservare tutto. Se dal cortile ottagono ci spostiamo nella sala rotonda, quella del grande bacino termale in porfido rosso e del mosaico policromo delle terme di Otricoli, ci troviamo sopra un altro deposito, il più famoso dei Musei Vaticani. È il magazzino detto delle corazze, che ospitava la guardia nobile del Papa durante il conclave. Qui troviamo 2000 tra statue, teste e decorazioni di epoca ellenistico-romana, conservate in un suggestivo allestimento che risale alla metà del Novecento e che in gran parte potrebbero benissimo essere esposte al pubblico. Alcune lo sono state e altre presto lo saranno. Ancora Claudia Valeri. Dai depositi spesso i curatori attingono per arricchire le collezioni e per eseguire dei mutamenti. Un caso è questa statua di Aura che vedete alle mie spalle che abbiamo inserito in un programma di restauro per quest'anno. Dopo il restauro abbiamo intenzione di esporre la scultura nel percorso del Museo Gregoriano Profano in una sala dove sono già esposte due statue che ripetono la stessa iconografia. Si tratta di una personificazione della brezza marina, del vento, un'iconografia che nella Grecia antica era spesso utilizzata per decorare timpano dei templi classici e un'iconografia che invece in epoca romana viene replicata su questo modello classico probabilmente della fine del V secolo a.C. per ornare ville, residenze con uno scopo appunto prettamente decorativo.